La città di Adrano, dove è forte la devozione per il santo cappuccino Bernardo da Corleone, ha dedicato un piazzale a frate santo protettore delle donne in dolce attesa. San Bernardo da Corleone, deceduto nel 1667, è stato proclamato santo nel 2001 dal Papa San Giovanni Paolo II. E questo pomeriggio, alla presenza del sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, assessore e consigliere comunale, nonché rappresentante delle forze dell'ordine, si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale con la svelata della targa toponomastica e della lapide commemorativa. È stata celebrata una santa messa all'aperto presieduta dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, e concelebrata dall'arcivescovo emerito di Catania, Salvatore Gristina, e dal vescovo di Nicosia, Giuseppe Schillaci. A concelebrare anche fra Pietro Giarracca, ministro provinciale del Cappuccino, e il clero locale. Una cerimonia alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti della giunta comunale della città di Corleone. Dal palco il capo della chiesa catanese, Monsignor Renna, ha annunciato che si sta lavorando con tutte le parti interessate alla nascita di una chiesa proprio nel quartiere Adranita, dove è stato intitolato il piazzale a San Bernardo da Corleone. Il San Bernardo da Corleone, un padre cappuccino, proprio il parroco di Santa Maria degli Angeli, la comunità cappuccina qui ad Adrano, ha portato la devozione a questo santo cappuccino della Sicilia occidentale, invocato in modo particolare dalle partorienti, perché il loro parto, la loro gestazione giunga a buon fine. Si è subito diffusa questa devozione. Devo dire che sono tante le donne, anzi le famiglie, che ringraziano San Bernardo, un santo cappuccino umile che è stato tra la gente, un grande convertito, perché era un uomo particolarmente esperto con la spada. È molto affascinante la sua storia, richiama in qualche modo quella di Fra Cristoforo dei Promessi Sposi, ma mi piace sottolineare un santo della vita, un santo che aiuta le famiglie ad accogliere la vita come un grande dono di Dio, di cui oggi abbiamo particolarmente bisogno nella nostra società. Ecco, un esempio di un santo attuale. I santi, proprio perché rispecchiano il Vangelo, e il Vangelo è attuale, sono sempre attuali. Bisogna saper cogliere la loro peculiarità e calarla nel nostro tempo. E questo per San Bernardo da Corleone è molto facile. È un po' particolare come devozione qui ad Adrano, perché San Bernardo sappiamo bene che è vissuto nella parte della Sicilia occidentale, in modo particolare a Palermo, originario da Corleone, poi tanti anni è vissuto a Palermo. Però certamente è quella santità che si diffonde poi, quella santità si diffonde, per cui ecco, arrivare qui da Corleone, da Palermo, arrivare ad Adrano, penso che sia dovuto anche a quella che è stata un po' la devozione diffusa dai frati cappuccini. Infatti come ministro provinciale dei Cappuccini di Sicilia noto che in tutti i conventi ci abbiamo un'iconografia di San Bernardo, perché è stato certamente un santo vissuto in questa regione, un santo che ha vissuto anche uno stile di vita particolare, che è stato quello del conformarsi a Cristo Gesù, passando attraverso la penitenza, passando attraverso la mortificazione, passando attraverso la preghiera in modo particolare. Per cui un santo che tuttora ne gustiamo proprio l'intercessione, e quindi penso che essere qui ad Adrano oggi per dedicare una piazza a San Bernardo, anche per quello che è successo ad Adrano, il dono dei figli in una maniera misteriosa, è proprio questo il frutto di quell'intercessione che è ancora viva e fruttuosa di San Bernardo. Perché questo spazio è intitolato a San Bernardo? Ma perché ci sono molti devoti a San Bernardo qui ad Adrano, e che hanno ricevuto, diciamo, dei miracoli, e quindi rispetto a questo c'è questa vicinanza a questo santo, e noi siamo ben felici di poter dare un segno tangibile a quello che può rimanere nella storia, quindi l'intitolazione di una piazza dove passano migliaia di giovani la mattina, qui vanno le scuole, sono tantissime le scuole di formazione. Questo è un luogo dove si riuniscono tanti giovani la sera, con qualche schiamazzo in più che dobbiamo assolutamente regolare. Quindi da oggi è un segnale importante. Speriamo che sarà un luogo rispettato anche dai giovani che lo frequentano. Ecco, un santo dove ad Adrano è forte la devozione. Perché? Ma perché vuol dire che avrà fatto nel corso della sua vita, e poi con quello che ha lasciato
delle cose molto positive. Mi raccontano i devoti di situazioni molto belle, di mamme che non potevano essere mamme, che sono riusciti appunto senza nessuna cura, senza nessun intervento, poi a coronare il sogno di avere dei figli. Quindi questo vuol dire che c'è qualcosa di importante in questo santo e che il riconoscimento della nostra città va appunto a questi miracoli che per molti sono veramente fonte di vita. Per noi è un grande piacere essere qui questa sera, motivo di gioia perché portate il nome di Corleone anche qui nella provincia di Catania e far conoscere il bello e il positivo della nostra città attraverso il nostro santo corleonese è qualcosa di veramente importante, quindi ringraziamo l'amministrazione di Adrano che ci ha invitati ovviamente e alla scelta ecco, da parte della comunità religiosa che è qui ad Adrano per intitolare questa piazza al nostro santo concittadino. Un santo che praticamente nonostante non fosse presente qui sul territorio quando ha vissuto, però è forte la devozione. Sì, l'ho saputo attraverso alcuni componenti ecco, della confraternita di San Bernardo da Corleone, a noi fa veramente piacere. Siamo infatti qui per testimoniare la nostra presenza e siamo veramente orgogliosi appunto di questa scelta.